Ciao a tutti, sono Mario Video Games. Oggi continuiamo con Doki Doki e andiamo avanti. Chi dovrebbe leggere la mia poesia? Facciamo una Suki, dai. Ok, c'è qualcosa che non va in questo club. Questo l'abbiamo capito. Questa va bene, va bene? Beh sì, quasi quanto quella di ieri. Non riesco ancora a capire quanto ti interessi realmente scrivere, ma devo dire che te la stai cavando bene, anche se passi il tempo esclusivamente con Yuri. Penso comunque che sia bello avere delle attività in comune. Quindi farai meglio continuare a lavorare sodo. Voglio dire, so di non essere la presidentessa o vice, ma ciò non significa che tu sia autorizzato a deludermi, capito? Ok, ora leggi la mia almeno. È giusto per essere chiari. Questa poesia significa molto per me, per cui leggila con attenzione, intesi? Non so come dirlo, ma c'è qualcosa che mi preoccupa. Yuri si sta comportando in modo strano ultimamente. È questo, abbiamo capito. Sì, però anche te pure. Sei qui solo da qualche giorno, quindi forse non capisci cosa intendo. Ma lei normalmente non è così. È sempre stata tranquilla, educata e cortese. Cose così, insomma. Ok, è molto imbarazzante per me, ma sto cercando di farmene una ragione. La verità è che sono davvero preoccupata per lei. Sinceramente pure io, secondo me Monica la sta facendo impazzire, boh. Ma se provo a parlarle, si arrabbierà di nuovo con me. Non so cosa fare. Penso che tu sia l'unica persona che lei abbia voglia di ascoltare. Non capisco perché, ma per favore, prova a fare qualcosa. Magari potresti convincerla a rivolgersi a un psicologo. Ho sempre voluto essere un'amica migliore per Yuri, per cui mi ferisce davvero vedere quello che sta succedendo. So che mi odierò dopo averlo ammesso, ma in questo momento non mi importa. Mi sento così impotente, quindi ti prego, vedi se puoi fare qualcosa per aiutarla. Non voglio che le accada nulla di male. Ti preparerò dei cupcake se proprio vuoi, basta che tu faccia qualcosa. Per quanto riguarda Monica, non so perché, ma sembra non dare importanza alla cosa, perché lei la manopola. È lei quella che la manopola. È come se preferisse che facessimo finta di nulla. Per questo sono arrabbiata con lei e ho deciso di parlartene. Non farle sapere che ti ho scritto questa roba. Fai finta che ti abbia dato una bella poesia, intesi? Conto su di te, grazie per aver letto. Ok. Ci ho ripensato. Dimentica quello che hai appena letto. Ecco, già Monica sta facendo il lavaggio del cervello. È inutile provare a fare qualcosa, che poi è scomparsa tutta la faccia. Se Yuri non piace a nessuno è solo colpa sua. Alex, mi stai ascoltando? Tutti questi problemi sparirebbero se tu passassi più tempo con Monica. Ah, ecco. Io e Yuri siamo troppo fuori di testa per una persona così stupenda come te. D'ora in avanti deve esserci solo Monica nei tuoi pensieri. È lei che manopola. Solo Monica. Solo Monica. Solo Monica. Devo cliccare per forza solo Monica, oddio. Ok. Devo cliccarlo per forza. Solo Monica. E io invece clicco Yuri. Finalmente. Yuri avvicina la mia poesia al suo viso e fa un profondo respiro. Ok, ho capito che non sono loro le pazze, ma è proprio pazza Monica al 100%. Non al 100%, al 200%. Yuri si avvicina. Allora, Yuri avvicina la mia poesia al suo viso. La amo in ogni sua minima parte. Alex, voglio portarmela a casa. Me la regaleresti? Ti supplico. Certo, non vedo il problema. Sei troppo buono, Alex. Non ho mai incontrato nessuno come te. Potrei morire. Faccio. Non letteralmente, ma non so come descrivere il mondo in cui mi sento. Forse è meglio che stai alla larga da me, perché magari quella ti può uccidere veramente, guarda. Non c'è nulla di male, vero? No. Non è una cosa negativa, vero? No. Yuri si porta la poesia al petto, la porterò a casa e la terrò nella mia stanza. Spero che sarai felice quando penserai al fatto che ce l'ho io. Ne avrò molta cura. Mi toccherò rileggendola più e più volte. Ma cosa mi tocca leggere? La userò per tagliarmi in modo che l'olio della tua pelle penetri nel mio flusso sanguigno. Ok. Scusate se l'ho letto così. Però, cioè, sono scioccata da quello che sto leggendo. Cioè, in realtà era
Anche tu puoi avere la mia poesia, dopo che l'avrai letta, sono certa che vorrai tenerla. Ecco, prendi, non esisto più. Presto, leggila. Esorcista! Può venire un attimo, per piacere. Raga! Oddio, ti piace? L'ho scritta per te! Se non avessi capito, la poesia parla di... La cosa più importante però è che ho... La cosa più importante però è che l'ho intrisa dei miei umori. Vedi, non so, forse è la persona più premurosa del club. Io penso di stare per vomitare. Io penso che è meglio che te ne vai via. Io penso che è meglio che te ne vai via il prima possibile. Ascoltami, Monica. La bastarda... Lasciamo perdere, non parliamo più. Alex, temo tu abbia appena visto qualcosa che non avessi dovuto vedere. Non avrei voluto dirtelo, ma temo di non avere altra scelta. Sta diventando pericoloso per te passare tutto questo tempo insieme a Yuri. Non so perché, ma quando state insieme diventa molto emotiva. Il che di per sé non sarebbe un problema. Tuttavia, Yuri si eccita troppo, va a nascondersi da qualche parte per tagliarsi col suo coltellino. Non è una cosa da pazzi, perché glielo fai fare tu? Pensa che ne porta a scuola uno diverso ogni giorno, è come se avesse una collezione. Cioè, non è mica perché soffri di depressione o robe simili, semplicemente penso che ne tragga una sorta di piacere. Forse addirittura di tipo... ma sei tu che gli fai fare queste cose! Comunque il punto è che sei tu la causa. Non intendo dire che sia colpa tua, però. E infatti non è colpa mia, colpa tua. Che sei psicopatica proprio. Ma è proprio per questo che ho dovuto spiegartelo. Perciò credo che faresti meglio ad allontanarti da lei per il suo bene. Senti, io mi allontano dal club, mi allontano da tutto, mi trasferisco dall'altra parte del mondo. Ma stai scherzando? Io qua proprio non ci voglio rimanere. Già che ci siamo, non farti problemi a passare un po' più di tempo con me. Senza voler infierire, almeno io ho tutte le rotelle a posto. Proprio tutte! Io direi che le hai tutte fuori posto, non che le hai tutte a posto. E so come trattare i membri del mio club. Comunque, temo che dovremmo lasciar perdere la tua poesia. Yuri avrebbe potuto lasciarcela leggere prima di portarla via. Beh, non fa nulla. Se questo la rende felice, non la fermerò. Ma quanto riguarda la mia, mi sono impegnata davvero, davvero tanto, per cui spero che sia efficace. Tieni. Ok. Cavolo, mi ha fatto venire un colpo. Beh, credo di aver combinato un po' un pasticcio scrivendo questa poesia. Cercavo solo di... Lascia perdere. Andiamo avanti. Perché devo cliccare sì o no? E se clicco no, che succede? Mi fa leggere la poesia? Cose che mi piacciono di papà. Che sembra papa. Letta così però. Vabbè, di papà. Allora, mi piace quando papà torna presto a casa. Mi piace quando cucina, penso. Che vuol dire allo? Non so. Mi piace quando papà dà indennità, qua c'è scritto, vabbè. Mi piace quando papà sta del tempo con me, penso. Mi piace quando papà parla con i miei amici, non lo so. Mi piace quando papà mi dà i soldi per il pranzo. Vabbè, sono tutte cose relative a papà, insomma. Non c'è niente di strano. Ok ragazzi, è tempo di organizzare per i preparativi per i festival. Diamoci una mossa, vediamo di finire in fretta. Cioè praticamente potevo scegliere se assecondarla, diciamo, oppure no. Cioè nel senso, se andare avanti oppure fermarci dove eravamo insomma rimasti. Però io ho detto di no per vedere. Però vabbè, era una cosa normale alla fine. L'aria stagnante è un tipico presagio che sta per accadere qualcosa di terribile. Sentite, possiamo sbrigarci? Io stamperò e metterò insieme tutti gli opuscoli e poesie. Natsuki, tu puoi preparare i cupcake, so che almeno quello lo sai fare. Ah, certo. Yuri, tu puoi... Beh, non importa. Fai quello che vuoi, se credi che sia utile. Monica, non sono mica inutile. Lo so. So già cosa mi piacerebbe fare comunque. Non possiamo gestire un evento di poesia
degno di questo nome senza creare la giusta atmosfera per l'occasione. Quindi preparerò delle decorazioni e piazzerò qualche bella luce soffusa. Ecco, visto? È una bella idea. Bene, ora abbiamo tutti qualcosa da fare. E Alex? Alex darà una mano a me. Certo, cosa a te? Ma sei il compito più facile, Monica. Mi spiace, ma le cose stanno così. Col cavolo! A che gioco stai giocando? Se sono d'accordo con Natsuki, il tuo lavoro è più adatto per una sola persona. Mentre il mio sufficiente... Ah, vabbè, qua discutono per chi... Vabbè, io qua vado avanti perché stanno a discutere sul fatto, insomma, Alex chi deve aiutare, insomma, ecco. Ehi, io non ho fatto un bel niente. Allora perché non lasci decidere Alex chi deve aiutare? Non sto abusando del mio potere. Vabbè. Niente ragazzi, io direi di finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao.